cadde a ruini, confermando la battaglia contro i Dicos. No alle famiglie di Serie B, no ai PACS. Omosessuali. Ma Stella, contrario, non ha partecipato al voto. Berlusconi boccia i diritti per le convivenze, i cosiddetti Dico, e un matrimonio di Serie B. In crescente imbarazzo anche i Teodem, i cattolici della Margherita. Si fa sempre più dura la posizione della Chiesa. Nessuna legge degli uomini può sovvertire quella naturale voluta dal Creatore senza ferire la società. Dimenticarlo significherebbe indebolire la famiglia, penalizzare i figli e rendere precario il futuro della società. A questo punto non posso tacere la mia preoccupazione per le leggi sulle coppie di fatto. Noi l'abbiamo ospitati perché, diciamo, volevamo sentire anche direttamente dalla loro voce tutta la storia di questo documentario, il perché l'ha portato, diciamo, hanno iniziato questo progetto e anche tutte le domande che chiunque vuole fare, anche perché, diciamo, che affronta diverse tematiche, anche parecchia la rabbia, almeno a me è emersa molta rabbia vedendo il documentario, soprattutto alcune persone, alcune espressioni che hanno detto. Quindi chiunque voglia fare anche domande, qualsiasi cosa, lo può tranquillamente fare. E casomai, diciamo, iniziate a raccontarci un po' di questo progetto, il perché poi Luca era molto restio e si è riuscito a far trascinare da Gustav in questo progetto. Che poi, il progetto è nato proprio così, cioè inizialmente volevamo fare un film su questo momento storico importante, perché eravamo veramente ottimisti che finalmente anche l'Italia, no? Qualcosa facesse una legge come in gran parte degli altri paesi dell'Unione Europea già esiste, e volevamo documentare questo momento, però poi piano piano ci siamo resi conto che forse questo momento non arriverà mai. Era un po' il progetto che doveva essere appunto la celebrazione di questo passo avanti, è diventata tutta un'altra cosa. E inizialmente, cioè, la mia idea era sin dall'inizio di farne un film personale, e in questo Luca era molto convinto di quest'idea, però per me era un po' l'unico modo di raccontarlo, perché sapevo come tutti i nostri amici gay lo stavano vivendo, e la nostra idea era un po', cioè, essere la metafora per tutta una generazione, per diciamo tanti ragazzi e ragazze gay nel nostro paese. E perché volevamo appunto, secondo noi era l'unico modo di veramente di arrivare alla gente, anche di dare un corpo a questa storia, perché guardando i telegiornali appunto nessuno ha veramente capito cosa erano questi Dico, e così abbiamo cercato di far capire alla gente cosa significa una legge per le coppie di fatto, cioè per le coppie gay. E poi avrà detto una cosa importante, che questo si è dimenticato di dire, che all'inizio, mentre abbiamo cominciato a raccogliere il materiale, fare interviste ai politici, le piazze, ancora non avevamo nessuna idea di quello che poi sarebbe diventato questo lavoro, cioè poteva diventare un reportage televisivo, noi siamo entrambi giornalisti, poteva diventare una cosa che avremmo fatto vedere solo a mamma e papà la domenica, cioè non avevamo assolutamente l'idea che poi sarebbe diventato un film, un lungometraggio e tutto. E quindi in questo senso io mi sono prestato, se io avessi saputo, diciamo, in anticipo che sarebbe stato poi visto effettivamente in tutto il mondo, non l'avrei mai fatto, per una questione un po' di pudore, perché sono una persona profondamente timida. Quindi l'idea che adesso, infatti non riesco mai a vedere il film col pubblico, perché per me è veramente straziante l'idea che la gente vede me che faccio il cretino in casa mia con luce, è veramente imbarazzante. Però mi rendo conto, in questo Gustav ha avuto un'intuizione importante, che era proprio fondamentale questa cosa, cioè che questa storia avesse proprio un corpo e una faccia, e che rivelasse la normalità di quello che è essere una coppia omosessuale oggi in Italia, e paradossalmente quello che per noi era la quotidianità, perché noi abbiamo messo in scena la nostra vita quotidiana, per altri può sembrare straordinario. Cioè, dopo questo film un sacco di gente ci ha scritto per ringraziarci il fatto che avevamo dimostrato una cosa diversa da quella che si vede di solito in televisione, i soliti stereotipi, no? Nessuno muore. Nessuno muore alla fine del film, nessuno si suicida, e comunque ci amiamo. E poi ci siamo resi conto, e questa è stata la cosa più dolorosa, che era proprio questo che fa paura. Cioè, alla fine, che quello che fa paura
non è vero che la questione sessuale, cioè la gente non gli può fregare un cazzo di cosa fai a letto, il culo, se ti piace prenderlo davanti a te, non è quello. Quello che fa paura è l'idea che noi ci amiamo e che siamo felici di questo. E infatti quella signora che se un giorno la pesco con un coppia che ci dice per strada, voi non siete una coppia, no, voi pensate di essere, voi non siete. Quella cosa poi ci ha fatto pensare, perché io sono rimasto totalmente annichilito da questa sua, ma come si permette questo di dire a me che noi non siamo... E poi ho capito, perché per la visione del cattolico bigotto di comunione e liberazione, e questo è il vero tabù, l'idea che noi effettivamente siamo una coppia innamorata. Lei dice, no, voi siete pecorelle smarrite, quindi molto tristi, quindi io vi voglio bene singolarmente, perché come esseri umani vi devo compatire e aiutare a guarire. Ma se voi mi venite a dire che voi siete una coppia e siete felice, cioè, no, mi sconvolgete tutto il mio, no? Ed è stata questa la cosa, non avendo io nessuna formazione cattolica, perché vengo da una famiglia, grazie a Dio, ateo, quindi per me questa cosa era totalmente nuova, l'idea che qualcuno potesse pensare che essere omosessuali è una cosa sbagliata, è una malattia, cioè veramente non mi ero mai dovuto confrontare con questa cosa, è stato molto doloroso per me. Per lui è diverso, perché lui viene comunque da una famiglia cattolica, quindi è stato anche un chiarimento. Però cattolico per modo in un modo più carino, sì, perché stanno in Sud Tirolo, fanno lo studio, è tutta una cosa diversa, però sarà il momento di pubblicità Sud Tirolo, no, nel senso che da lui magari la chiesa viene vista veramente come una cosa comunitaria, cioè se non va in chiesa la domenica non c'è cazzo altro da fare, quindi è ovvio che ci va, però in effetti poi se ci pensa anche quello, no? Cioè comunque alla fine anche nel tuo villaggetto scolpito tra i monti, poi sono molto reazionari. Molto bene. Dopo questo film che ha vinto il Festival di Bolzano, quindi ti puoi immaginare tutto il pubblico, tutti i suoi cugini parenti. E adesso per suo padre finalmente diceva, adesso quando mi chiedono tuo figlio a Roma cosa fai, è sposato, non devo più dirlo, perché tanto al fine hanno visto tutto. Che comunque, scusa per l'ho interrotto, ma che stai dicendo? No, stavo dicendo che è quello che è suo, quindi comunque la fatto il film, io ho fatto no, il film. Io avevo capito il potenziale di Luca davanti alla telecamera. Ho deciso che vorrei fare il meno da filori. No, uno dei problemi, cioè, che abbiamo notato portando il film anche in giro per l'Italia, sono anche i gay stessi, cioè che spesso non hanno il coraggio di fare il coming out. E di dirlo veramente tranquillamente, cioè che ha un fidanzato, una fidanzata, c'è sempre questa paura, e secondo me finché non siamo noi stessi veramente a dirlo, non arriveremo neanche mai al punto di chiedere i nostri diritti, perché se noi siamo i primi a pensare che questi diritti non li dobbiamo avere, allora è difficile fare una battaglia. Per cui secondo me è veramente importante convincere i nostri amici gay di fare questo passo, che inizialmente può essere anche doloroso, però bisogna farvi capire che solo nel momento che sei veramente te stesso con tutti i tuoi amici, con la famiglia, esisti come persona completa. Sì, perché proprio questa visione cattolica di cui sopra, per cui loro ti dicono l'omosessualità è una cosa che ha a che fare con l'atto sessuale, quindi privata, e quindi una cosa che succede in camera da letto fra le due e le tre. In realtà non è questo. È l'omoaffettività che hanno paura. In realtà non è questo, perché non è che io sono omosessuale solo nel momento in cui faccio l'atto sessuale, questo no. Significherebbe che tutti gli omosessuali che non fanno sesso non sono omosessuali, e invece sono omosessuali come? E infatti i preti, per esempio, sono molto omosessuali, anche se dicono di non fare sesso, ma noi sappiamo che in realtà lo fanno e molto. Comunque, quindi quello che noi dobbiamo dire è dire no, l'omosessualità non è una questione privata, è una questione proprio di identità sociale. Io sono omosessuale in tutto, nel senso quando vado al cinema vedo quel film, quando leggo quel libro perché mi piace la Bursenar, quando mi vesto in quel modo perché mi piace Armani, che ne so. Cioè è una cosa globale l'omosessualità, non ha a che fare solo con l'atto sessuale, e questa è la cosa che noi dobbiamo insegnare ai nostri amici e vicini, perché in realtà superando questo scoglio, che inizialmente può essere duro, voglio dire, io mi rendo conto che sono stato fortunato perché in casa mia non era mai un dramma, però ho sentito di amici invece storie allucinanti, li hanno cacciati di casa, li hanno diseredati. Però tanto prima o poi lo dovrete fare questo passo, no? Io dico, quindi è inutile rimandare. Io ho convinto adesso il mio amico Will di Londra a fare il camminato alla tenera età di 44 anni, e veramente ho detto, Will, ma ti rendi conto che hai perso 44 anni? E poi mi ha scritto una mail in cui dice che sua madre l'ha abbracciato, gli ha detto ti voglio bene,
Ma ti rendi conto, se lo facevi 20 anni fa non era meglio, no? Assolutamente. Quindi, no, ognuno ha i suoi tempi, quello, sì, quello, sì. Ma anche bene. Questo è importante.